Anania era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri. Libro di Neemia, capitolo 7, versetto 2. Il santo timore di Dio. Ci sono tante cose, tanti particolari che permettono ad una persona di distinguersi. Un taglio di capelli originale, un singolare modo di vestirsi, un accento marcato, un gesto abitudinario, un'espressione ricorrente. I figli di Dio devono distinguersi per determinate virtù spirituali, tra le quali la fedeltà ed il timore di Dio. La fedeltà è la caratteristica di chi mantiene la parola data, di chi è costante nell'affetto e nell'amore, di chi persevera nella fede. Se hai promesso pubblicamente di servire fedelmente il Signore per tutta la vita, scendendo nelle acque battesimali in età adulta, non rimangiarti la parola. Il timore di Dio non deve essere confuso con la paura. Chi ama Dio non ha paura di Lui. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Un santo timore, che è profonda riverenza, induce ad impegnarsi per onorarlo con tutto se stessi. Prega affinché tu possa distinguerti per la tua fedeltà ed il tuo timore di Dio.